La chiave del corso è l'acquisizione di due strumenti concettuali ma molto pratici, che corrispondono alle pratiche dialogiche, un approccio che viene dalla Finlandia, e la facilitazione esperta che ho codificato con i colleghi già a partire dal 2005. Questi due strumenti non richiedono per un preside o per un insegnante massicce riorganizzazioni, grandi investimenti, risorse esagerate, ma richiedono un'attitudine, un'abilità, una capacità che è quella di mettere in rete, di collegare le persone, che siano i ragazzi, gli studenti in classe o siano gli amministrativi, il personale scolastico, il collegio docenti e quant'altro nell'ambito dell'istituto scolastico. Per cui questo è una nuova capacità, una capacità proprio di consultazione, di ascolto, di collegamento, di connessione, di reciprocità. Il dialogo aperto studieremo come metodo, la parola circolare, la riunione produttiva, che sia appunto pratica, concreta, concludente, ma al tempo stesso coinvolgente, sia l'una che l'altra, da adottare appunto queste pratiche dialogiche per facilitare le relazioni a scuola sia nella lezione e sia nello staff organizzativo amministrativo. Un corso appunto nuovo, molto importante, da acquisire come primo elemento, poi ci saranno occasioni anche di approfondimento, però invece di pensare a grandi ristrutturazioni, sempre di tipo un po' ingegnerizzato, bisogna come presidi e come insegnanti, a mio avviso, acquisire degli elementi molto più elementari, molto più basic, che sono appunto le pratiche dialogiche e la facilitazione.